Buon venerdì appassionati di cucina vegana e vegetariana, anche oggi vi saluto da Sesamo Nero a Pescara insieme alla nostra chef oramai di casa, Letizia Buongiorno Monaco. Buongiorno a tutti, ciao cara. Letizia, allora oggi io ti faccio sempre la solita domanda, ricetta vegana o ricetta vegetariana? Oggi facciamo una ricetta vegana perché in tempo di feste abbiamo bisogno un po' di depurarci. Eh sì, infatti tra una mangiata e l'altra dedichiamoci un po' al veganesimo, si dice così? Sì. Allora, oggi facciamo una ricetta. Tempo fa ti avevo promesso una ricetta con molto aglio. Eccola sì, qui. Eccola qua. Io adoro l'aglio. Sarà una questione genetica perché ho un nipotino e credo di averlo detto anche altre volte, forse non con te, Andrea Giovanni, che saluto, amore della zia, ha solo 5 anni e lui praticamente, sai quando si fanno le patate al forno che metti poi l'aglio con la camicia, mm-hmm. quindi con la buccia, lui ti chiede l'aglio, voglio l'aglio, prende l'aglio e lo mangia. 5 anni. Sono io ho delle nipoti che non mangiano nulla di vegetale praticamente. Vabbè, ma i miei hanno certi geni, le ti. Anche questo è vero. Anche siamo dei cultori del cibo e quindi lui mangia l'aglio, è incredibile. E quanto fa bene poi, insomma. Certo, poi magari eviti di dargli un bacino, di stare lontano per un po', però devo dire che insomma per un bambino di 5 anni è una cosa straordinaria. Evolutissimo. Sì, ma lui è speciale. Bene, allora oggi facciamo un purè di fagioli, in questo caso utilizziamo dei fagioli cannellini con dell'aglio brustolito, quindi dell'aglio che abbiamo cotto in forno, sì. del cavolo nero. Che è buonissimo, l'aglio che il cavolo nero è veramente buonissimo. Che abbiamo già sbollentato e poi utilizziamo una serie di miscele di semi e di aromi per dargli un po' di sapore e di croccantezza. Quindi abbiamo il sesamo nero. Abbiamo il può anche essere sesamo bianco. Non poteva essere diversamente qui. Sesamo nero. Dei semi di girasole, dei semi di finocchio, delle nocciole, un pochino di paprika, del peperoncino. E un po' di limone. Un po' di limone che utilizzeremo per i fagioli. Il cavolo nero è un po' difficile da trovare, vero? Ma guarda, ormai si trova abbastanza facilmente. Io lo trovo al mercato, buonissimo. Però anche nei supermercati si trova. Si trova proprio facilmente. Buono. Una volta mi hai fatto delle chips di cavolo nero. Sì, e ne rifaremo altre, però con un'altra verdura. Ok, dai, iniziamo. Ok, allora, facciamo la nostra crema di fagioli. Questi li abbiamo lessati, magari ecco, anche mettendoci dell'aglio già dentro, così rafforziamo un po' il sapore. Allora, cucchiaio. Allora, quindi l'aglio che abbiamo fatto l'abbiamo cotto allora, in forno? Allora, l'aglio l'abbiamo cotto in forno, semplicemente tagliato un po' la testa, condito con dell'olio abbondante, perché poi l'olio se ce ne sarà che ci avanza lo utilizziamo per condire il piatto, quindi mettiamocelo l'olio. Cuociamo in forno fin quando diventa morbido, perché poi utilizzeremo la polpa dell'aglio. Che meraviglia, tu non sai quanto adoro io l'aglio. Aglio e cipolla mi piacciono da morire. Eppure sai che nella ristorazione è uno degli ingredienti più difficili da gestire perché sono tante le persone che non lo vogliono. Dai, ma perché danno sapore? Non lo so. Proprio aglio e cipolla danno sapore a tutti i nostri piatti. Certo, usati con parsimonia, però non è che... Non dico che uno deve essere appassionato come me, perché so che è strano. Insomma, avere questa passione per aglio e cipolle, però insomma, per insaporire, devo dire, ad esempio, anche una semplice patata al forno, ma senza aglio, ma di che sa? Sì, anche la verdura ripassata, voglio dire, però vabbè, allora vedi la polpa dell'aglio, quanto è morbida? Vabbè, tu lo conosci, quindi è inutile che te lo faccio vedere. Sì. Questo è aglio rosso, vero? No, questo è aglio normale, è diventato rosso in forno. Ah, ok. Aglio bianco normale. Ce ne mettiamo due? Sì, per me anche poi, tre. Chiaramente, che domanda ti ho fatto? Poi chiaramente ognuno mette insomma la quantità che preferisce. Sai cosa piace a me dell'aglio? Senti quanto è profumato. I germmolli d'aglio. I talli? Sì. Non lo so, in dialetto si chiamano i tolli. I tolli li chiamava mio nonno che ne mangiava proprio, ne faceva delle scorpacciate incredibili. Io ogni tanto li uso qui. È buono anche per fare la frittata, sembrano quasi gli asparagi. Sono buonissimi, io li adoro. Non abbiamo mai usato insieme, allora ho pensato di usarli, però forse non l'abbiamo mai fatto. Dobbiamo farlo, quando è tempo quando è tempo primavera lo faremo. Allora mettiamo un pochino di succo di limone. Senti che profumo l'aglio, cioè guarda è qualcosa che questo ti scalda. Questo poi c'è cotto in forno proprio del meglio di sé. Secondo me perde anche quella cosa forte. Sì, così diventa mangiato. Cioè non avrei mai messo due spicchi d'aglio crudo qua dentro sinceramente. Ma perché, guarda, una cosa che a me piace tanto d'inverno, no? Camino acceso, bruschettina con olio extravergine d'oliva e poi prendi l'aglio e lo strusci sopra. E poi magari se hai un po' di pomodoro, quello che magari hai messo in barattolo estivo, e ci metti quello sopra. Cioè, che vogliamo di più? Per me è massimo.
Se serve acqua io sono pronta. Ma io penso di no, perché non vorrei farlo venire troppo liquido. Troppo liquido, ok. Abbiamo solo... In una media consistenza. Sì. Metti un goccino d'acqua, poco. Ok. Ah, questo lo mettiamo da parte. Allora, nel frattempo che facciamo? Ci dedichiamo a ripassare la verdura. Ok. Quindi mettiamo peperoncino, se ci piace. Sì. Olio. E ci buttiamo anche uno spicchio d'aglio, questa volta ce lo mettiamo intero. Dai. Ok, giusto per rimanere a tema. Giusto per rimanere leggeri. Questo l'abbiamo prima sbollentato. Abbiamo tolto la costa centrale perché è assolutamente coriacea e non si cuocerà mai. Però le foglie sono buonissime. Figurati, io ho scoperto questa verdura proprio qui da Letizia, non ne conoscevo proprio l'esistenza del cavolo nero. Forse quando lo vedevo al supermercato dicevo, ma cos'è? Come si mangia? Come si usa? Ci si fa. E c'è la nostra chef espertissima. Allora, diamo la tritata. Di erbe. Con quelle lavoriamo, che dobbiamo fare? Allora. Nocciole. Allora, le tritiamo insieme a tutto il resto, le tossiamo un attimo in padella. L'ideale sarebbe farlo al forno, perché a me la tossatura al forno piace di più. Beh, diciamo che è più perché uniforme. È più uniforme, brava. Però non abbiamo il forno in questo momento e ci accontentiamo. Io adesso dovrò fare le mandorle tostate al forno tra qualche giorno. Sai perché? Devo fare i cacionetti. E lì c'è bisogno delle mandorle tostate, ma devono essere tostate bene, perché se scuriscono troppo poi non vanno bene anche per il colore, anche e soprattutto per il gusto. E quindi le faccio al forno, perché la tostatura è più uniforme. Wow, quindi finocchio, tutto... nocciole, semi di girasole e sesamo nero. Sì. Facciamo tostare tutto. Allora, il nostro cavolo l'abbiamo ripassato in padella e poi la nostra frutta secca si è tostata insieme ai nostri semi. Quindi adesso siamo pronti per impiattare, giusto? Siamo pronti per impiattare. Perfetto. Quindi. Allora, prendiamo. Ecco, abbiamo perso una forchetta. Beh, non fa niente, ne abbiamo tante qui, Letizia. Sì, sì. Allora, tra l'altro, sai, io adesso ho utilizzato dei fagioli cannellini, però potremmo utilizzare anche altri tipi di fagioli, chiaramente, oltre che altri legumi. Per esempio, mi piace tanto frullare, fare le creme di fagioli Corona, fagioli di Spagna, per capirci. Perché hanno proprio una bella consistenza, molto quasi burrosa, diciamo. Ok. Oppure anche quei tondini, questo verrebbe... Te lo stavo per dire, sono fantastici. Solo che, insomma, hanno anche un costo molto elevato, quindi per frullarli, però, devo dire, io ne faccio... Te li devo portare la prossima volta. Io ne faccio... Invece di prendermi in giro con Antonio, portami tondini. Così mi fai una ricetta. Perché io li compro sempre quando sono freschi, no? E al mio paese trovi tanti che, insomma, li compro e poi praticamente... Chi congelatore? Te lo posso dire? Morgan, io no. Sì, tutti lui, io no. È bravo, sì. E li va anche a mettere in... Io metto solo nelle buste. I bambini non hanno cominciato con le manine piccole, sai, andrebbe ma va, comodo. No. Ma va. Allora. Che bello questo piatto, Letizia. Ma quanto è bello l'abbinamento del verde con il colore chiaro dei nostri fagioli cannellini, veramente. E andiamo col croccante adesso. Eh sì, andiamo col croccante, non ci lascio le dita. Che bello! Ma tu dici che non è natalizio? Questo è molto natalizio questo piatto, secondo me, Letizia. Cioè, ci siamo qualcosa di rosso, diventa natalizio sicuro. Sì, no, ma veramente, anche per la frutta secca, per... Allora, ci mettiamo un pochino di... Eccolo il rosso. Vedi? Eccolo qua. Poi se abbiamo l'olio, io adesso ne ho pochissimo che abbiamo usato. Però per c'è cavoli, questo è più che sufficiente. Ne viene fuori un olio aromatizzato. Se ci piace chiaramente il sapore intenso dell'aglio. Ma che meraviglia, Letizia, questo piatto, complimenti. Vedi quanto ci sta bene il sesamo nero per quello che bellissimo, l'ho usato. Bellissimo, Letizia. Wow, che bel piatto vegano. Grazie. Veramente complimenti, grazie chef. Grazie a voi. Grazie ai nostri telespettatori e buone feste su Rete 8. Ci vediamo domani. Ciao.
Alimento che troviamo in natura in questo periodo sono le castagne. Abbiamo detto più volte l'importanza di utilizzare alimenti creati da natura in determinato momento dell'anno perché soddisfano di più le richieste del nostro organismo. Castagne sono molto simili dal punto di vista bromatologico alla pasta. Potremmo utilizzarli di più e magari per rendere alimentazione equilibrata, non troppo calorica, riduciamo nello stesso pasto utilizzo della pasta o del pane.